E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo fantasticissimo secondo episodio del Warcraft di Anthem. Scusate ragazzi, piccoli malintesi che ci sono stati finora e in realtà non sono nemmeno risolti, quindi vedremo come riusciremo ad andare avanti. Comunque, nello scorso episodio abbiamo un po' iniziato a conoscere questo nuovo mondo di Anthem. Abbiamo visto che il ruolo dello specialista, ovvero noi essenzialmente, che indossiamo le tute e andiamo a uccidere tutti i cattivoni, è stato un po' rinnegato dal popolo e di conseguenza siamo anche un po' in ristrettezze economiche e ci siamo ritrovati ad accettare un contratto che ci richiede di andare a ritrovare un arcanista chiamato Mattias Sumner. Non sappiamo però chi sia la donna che ci ha chiesto di effettuare questa missione, quindi adesso andremo subito a scoprirlo. Ok, abbiamo ufficialmente iniziato a giocare liberamente insieme, perché per l'episodio scorso, se vi ricordate, eravamo separati. E a questo proposito vorrei un attimo soffermarci sui nostri strali. Infatti, come vedete, abbiamo sbloccato io il Tempesta e Raika l'Intercettore. Sono brutti e schifosi perché non abbiamo nessuna modifica estetica da mettergli. Però essenzialmente, per chi non conosce le tute, il Tempesta è una tuta che riesce a controllare gli elementi, quindi è più incentrata sul danno, sul tipo di danno, magari combo e robe varie. Mentre l'Intercettore, Raika adesso ce lo dice, perché io in realtà lo uso molto poco. Intercettore è uno strale da combattimento ravvicinato, quindi corpo a corpo, c'è l'abilità di trasmettere in status i nemici che colpisce. Insomma, ecco, si butta dritto nella mischia, non fa come il Tempesta che non fa nulla. Oh, che non fa nulla, siamo molto calmi. Ora, sperando che il tutto non crashi un'altra volta, perché dobbiamo raggiungere la posizione che ho segnato per avere una ricezione migliore. A parte che un arcanista se la va proprio a cercare se viene qui, su Mattia si intendeva. Geniale e spericolato, vanta una certa reputazione tra gli arcanisti. Non particolarmente buona, ma se una cattiva reputazione è il primo capitolo del manuale degli specialisti. Dicevo, sperando che non crashiamo un'altra volta, perché abbiamo già provato a registrare questo episodio, solamente che il fatto che ci siano un botto di nemici in questo punto esatto e tutte le abilità ci hanno fatto impallare il gioco. Parlando un attimo della storia, al momento stiamo essenzialmente iniziando a rivivere le missioni che abbiamo già effettuato durante la beta. Quindi adesso non spoileremo niente, però chi ha visto i video della beta comunque sa bene o male di cosa stiamo parlando. Dispositivo di segnalazione trovato. Possiamo usarlo per localizzare Mattias. Ok, e qui iniziamo subito a combattere, sperando, dicevo, che non esploda tutto. E vorrei un attimo parlarvi delle combo adesso, appena riesco. Le combo essenzialmente, da quello che ho capito, perché ragazzi, guarda, già mi fai il lag, questa cosa non mi piace, io ben lontano qua. Cioè, intanto ci hanno un po' introdotto a questa nuova meccanica dei metamorfici, che essenzialmente sono degli alieni. Giove, essenzialmente i metamorfici sono degli alieni, quelle cose trivellose, queste qua, sono delle trivelle che... Le trivelle, dicevo, che ci permettono, cioè che gli permettono di rigenerarsi e nascere di continuo. Per quanto riguarda il discorso delle combo, è una cosa in realtà che al momento io non ho capito chissà quanto bene. Da quello che mi ricordo, essenzialmente ci sono le abilità che hanno due tipi di danno: il danno, diciamo, cinetico e il danno dinamico, esplosivo, non so come lo volete chiamare. Tanto vedete, ragazzi, che il gioco frame lag abbastanza. Questo è un po' il problema che ci ha fatto interrompere la registrazione l'altra volta, che spero non lo faccia più. E comunque, dicevo, per quanto riguarda le combo, ci dovrebbero essere due tipi di abilità, ovvero quelle che fanno danno detonatore e quelle che fanno danno cinetico, mi sembra. Primer, mi sembra. Chiama il primer, appunto, mi sembra il... Niente, io ho appena perso il segnale radio. Ci serve un amplificatore di segnale.
Aspetta, è con il 1. Comunque ragazzi, al momento i bug di gioco sono tanti, eh. Sembra che usino delle porte multidimensionali. Li odio. Dicevo, i bug sono parecchi. A questo ha visto una combo. Spaccato. Non so bene come ho fatta, però. Ti ho fatto male. L'amplificatore di segnale funziona. Sto risalendo la scalinata. Sto trovando il rifugio. Metamorfici all'inseguimento. Mattias. Ancora non ci sente. Ho le coordinate. Che tra l'altro ragazzi non sappiamo che ruolo abbia all'interno del gioco, perché l'abbiamo visto, come già vi ho detto, nella beta, ma non sappiamo precisamente quale sia il suo ruolo e come poi si andrà a evolvere. Io intanto qua tutti i materiali che vedo cerco di raccoglierli, perché non so mai dove sono. Possono servire o meno. Dietro ce n'era uno. Il canistro è all'accampamento. Aspetta. Ho un'idea. È la radio che stavamo seguendo. I metamorfi ci l'hanno fatta a pezzo. Ripariamola. Scommetto che ci porterà da Mattias. Faccio una. Abbiamo compagnia. Può essere riparata. Ovviamente tu occupati dei metamorfici. Io penserò a questo. Ok. Io nel frattempo ho anche la super da parecchio tempo, però vorrei farvela vedere magari in un modo un po' siamo più. Siamo nel rientro limitato ora. Sì, siamo nel rientro limitato e per quanto riguarda i metamorfici non sappiamo in realtà di cosa si trattino, nel senso che sappiamo essere una razza aliena, ma non sappiamo quale collegamento abbiano con il resto dei nemici. Vediamo che comunque ci sono queste specie di, non saprei, di energie che sono molto simili a quelle che abbiamo visto nella prima missione. L'energia della creazione, che è stata in grado di creare quella bestia gigantesca. Ce n'è uno grosso. Ce n'è uno grosso, bam, morto. Combo, 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 okay, abbiamo combato tutto. Le porte si stanno chiudendo. Cosa li abbiamo spaventati? Occupiamoci di quelli rimasti e torniamo alla radio. Ah, ok, forse ci sono. Sicuro? Quasi sicuro. Funziona. Ho le coordinate. Con le Mattia. Stiamo arrivando. Riesci a sentirmi? Sì, sono qui. Sto rintracciando il suo segnale radio. Stai bene? Un po' malconcio, ma ancora in piedi. Riesci a vedere la rampa più avanti? Quella con la statua. Dirigiti là. Mi dici dei metamorfici vicino a te? Vedi qualcosa? Ho avuto qualche piccolo problema, niente di serio. Sono a dir poco implacabili. Aspetta, cos'è questo? Ho trovato dei contenitori di carburante, potrebbero tornare utili. Non tentare niente di pericoloso. Non preoccuparti, sarà un'esplosione circoscritta. Farei meglio a sbrigarti. Shit. È veramente, ragazzi, interessante questo strano rapporto che c'è tra la modernità e l'antichità. Nel senso che, pur essendo un gioco futuristico, comunque ambientato in una realtà futuristica in cui indossiamo queste tute robotiche avanzatissime, siamo in un'ambientazione molto, mi viene da dire, medievale, anche se non è proprio preciso come termine. Ah, io mi stanno levando tutta la vita. È pur sempre qualcosa di post apocalittico, diciamo. Sì, è vero, una sorta di post apocalisse. Non sappiamo quale sia questo, diciamo, questa apocalisse. Cioè, ovvero sappiamo conosciamo il fatto che i creatori hanno abbandonato il mondo di Hunter. Non sappiamo perché, non sappiamo in che condizioni fossimo prima o fossero prima. E questi, ragazzi, vi faccio con la super. Sperando che non crasha, perché l'ultima volta che l'ho usata sì, una cosa tipo tutto. Distrutti. Tutta tipo sta passione. Con molta calma. Cose mezze distrutte. Ok. Ma il romanticismo. Il romanticismo. Devo dire, ragazzi, che è una cosa che avevo notato anche nella beta, che la vita è veramente molto, cioè non basta, perché se ti togli lo scudo è difficile recuperare. Ok, bene o male ci sto piano piano prendendo la mano con questa cosa delle combo, eh. Se non sbaglio, il cerchietto dovrebbe essere il primer, quindi l'attivatore, e l'esplosione, la stellina, il detonatore. Quindi prima il cerchio e poi la stella, certo. Fammi trovare. Eh sì, eh. Vabbè, infatti. Vabbè, così li sfascio tutti. Ah, yeah, la mia vita. Ok. Vediamo, ragazzi, queste rovine
spettacolari. Che tra l'altro ritaggono gli strali, quindi. Ah, gli altri hanno una capacità per loro. Dei tempi. Gli strali erano considerati. Cioè, gli specialisti erano considerati. Mezzi dei. Però ragazzi, che tutta questa. Che tutti i dettagli della storia vengano motivati, Che comunque riusciamo a capire chi sono i metamorfici, perché sono in questo mondo, perché sono così brutti. No, beh, quello non ci interessa. Ma cosa sono queste energie qua? Che vuol dire questa cosa? Che vuol dire la passi? Gli passo lo status. Cioè quello che c'hai tu o quello che... Se gli passo in mezzo, tipo guarda, dove sta? Questo lo colpisco con la bomba acida. Se gli faccio... eccola, me l'ha fregato, quindi niente. Che botto, che c'è il tuo rosso. E tre. Ma è morto! Uno sì, l'altro no. E andiamo finalmente da Mattias. A vedere cosa vuole. Penso che sarà una cinematica adesso. Cosa c'è in faccia? Questo chi sono? Si scontrano spesso nei siti dei creatori, ma mai con questa violenza. Devo avvertire Tassin. Potresti riportarmi a Fort Arsis. Va bene, riportiamo Mattias a Fort Arsis e penso che abbiamo finito la spedizione. Comunque voglio capire questo da solo come ha sopravvissuto tutto sto tempo. Ok, qui abbiamo tutte quante nuove abilità. Io per esempio ho la fiamma viva, l'iscrizione del ghiaccio, un'altra fiamma viva, la tempesta di ghiaccio, fucili di precisione. Vabbè ragazzi, queste sono tutte armi che penso la personalizzazione del personaggio, sia per quanto riguarda l'estetica, per quanto riguarda gli equipaggiamenti, la faremo off camera, quindi senza perdere tempo ogni volta all'inizio alla fine di ogni video. Quindi non c'è niente, perché è anche lungo. Esatto, quindi saltiamo questa parte e penso che adesso a Fort Arsis andiamo a parlare con la tipa che ci ha chiesto il tutto. Specialista, grazie per il tuo intervento. Si è trattato di un problema inaspettato. Te ne vai spesso in giro fuori dalle mura in quel modo? Rischi del mestiere, ma stavolta era diverso. Qualcosa sta rendendo i metamorfici più violenti. Ho paura che sia opera del dominio. Riteniamo che siano tornati. Immagino tu abbia già avuto il piacere di incontrare lo specialista Yarrow. Temo che Tassin abbia ragione. Ci sono molti elementi in comune con la situazione precedente all'attacco a Liberalia. Quello che scatenò il cuore della furia. Non conosco l'intera storia. Io sì. Non sono in molti a sapere quello che sto per dirti. La mia allieva, Gianni, era lì 10 anni fa e vide tutto con i suoi occhi. Sicuramente... saprei già che Liberalia era una delle più grandi città di Bastion. Era antica, orgogliosa e prospera. Ma sopra ogni cosa, ospitava la più grande e importante enclave di specialisti. Gli specialisti, al fianco delle sentinelle, guardiane delle mura, proteggevano Liberalia e i suoi abitanti dal caos di questo mondo. Finché un giorno i soldati del dominio invasero casa nostra. Erano feroci conquistatori dal nord. Quel giorno, specialisti, sentinelle e dominio combatterono per il controllo di Liberalia. Ogni fazione dimostrò il proprio valore in quanto erede del generale Tarsis e della Legione dell'Aurora. Lo specialista Adams, uno dei nostri uomini migliori, guidò l'assalto mentre l'enclave si lanciava contro le forze del dominio. La mia Gianni dice che l'esercito era immenso. Il dominio era guidato dal dottor Arken, un uomo che nessuno aveva mai visto prima. Il suo obiettivo era prendere la città a qualsiasi costo. Quindi combatterono,
accerchiati, sopraffatti in numero e potenza di fuoco, gli specialisti combatterono. Per un po' resistettero. Ma le mura della grande Liberalia invece no. Il dominio si riversò all'interno. Adams, insieme a molti specialisti, oppose l'ultima resistenza fuori dalle mura. Mentre altri, come Gianni, rimasero ad aiutare chi potevano. Quando all'improvviso le sentinelle sconfitte ripiegarono. Ed è così che nelle profondità della città Gianni scoprì ciò che le sentinelle invece già sapevano. Al dominio non interessava distruggere Liberalia. Ciò che volevano era un antico manufatto dei creatori, protetto nelle profondità della città, il cenotafio. A quanto pare, il dottor Arken era convinto di aver trovato un metodo che permettesse al dominio di controllare l'inno della creazione attraverso il cenotafio. Che arroganza! L'inno non può essere controllato. Terrificante cataclisma scatenato quel giorno distrusse Liberalia, distrusse il dominio e distrusse tutto quanto. Quel cataclisma divenne il cuore della furia. Qualcuno sopravvisse per raccontare la storia di Liberalia, ma non molti. Ci deve essere una buona ragione se il dominio ha fatto ritorno. È evidente che ho ancora molto da scoprire. Vieni da me più tardi. Oh, già, anch'io. Ti contatterò quando avrò qualcosa. Io sarò nell'enclave. Ok, quindi intanto abbiamo sbloccato il sistema delle fazioni. Accede al sistema delle fazioni tramite la scheda sfide. Aiuta a sentire specialisti arcanisti per sbloccare bla bla bla. Sono stati introdotti due delle più grandi organizzazioni, se così vogliamo chiamarle, di questo gioco, ovvero la Legione dell'Aurora antica. Antico gruppo di combattenti, diciamo i fondatori del sistema degli specialisti, e il dominio, questo gruppo di invasati guidati dal dottor, adesso non mi ricordo come si chiama, che cercano di controllare invasati il mondo della creazione. Allora, intanto parliamo, è morto ma è ancora in circolazione, certo. Parliamo con questo tipo, che dovrebbe essere quello che si occupa delle cose estetiche. Immaginavo che presto o tardi saresti venuto da me. Sei il nuovo specialista di cui ho sentito parlare? Solo se ne parlano bene. Oh, ne parlano bene e come? Già il fatto che qualcuno parli di uno specialista è straordinario. Mi chiamo Prospero. Scommetto che sei la persona che stavo aspettando. Ah sì? E perché? Sai bene che essere specialisti non è solo questione di lavoro, ma di orgoglio. Orgoglio nell'operare bene. Orgoglio per il proprio strale. Ultimamente non è proprio così. Intollerabile. Chi mai vorrebbe lanciarsi in battaglia con un aspetto ordinario? Non è più come una volta. Sarebbe ben diverso se entrassi in azione come un tuono d'acciaio, con un pugno di fulmini in una mano e una raffica di dolore nell'altra. Molto pittoresco. È la mia specialità.
Quando un lanciere vuole farsi notare, compra qualcosa di speciale per il suo strale, come decalcomanie o verniciature. Sono la persona a cui rivolgersi. O almeno lo ero. La domanda è calata. La fucina non funziona nemmeno più al giorno d'oggi. Spero che tu riesca a cambiare le cose. Come posso aiutarti? Dobbiamo ripristinarla. Ma ci vuole della quintessenza e qualcuno che abbia il coraggio di andare a cercarla. Se la trovi, tornerò in affari. E anche tu. Ti insegnerò l'arte della creazione. Ok, ci sto. Proprio quello che volevo sentire. Dovrai cercare la quintessenza all'esterno del forte. Portala qui e potremo cominciare a rimettere in piedi questo posto. Sarà fatto. Ok, quindi qui essenzialmente possiamo andare a introdurci a questo nuovo sistema delle estetiche, anche se non so se sia una cosa principale oppure. Ok, no, invece questa qua è la missione principale, che però faremo nel prossimo episodio. Vabbè ragazzi, quindi andremo nel prossimo episodio a fare questa piccola missione che ci essenzialmente ci introdurrà a questo sistema della fucina. Io ragazzi direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, ritrovate tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!